www.marizzopoli.it, investimenti alternativi, si parla molto spesso, in questo caso ci focalizziamo sul vino, in questo caso lo champagne, e dice che rende più dell'oro dello Standard & Poor's 500. Poi vi riporto qui l'articolo di Milano Finanza. Dice che la super performance dello champagne si spiega alla luce di un buon track record durante le recessioni economiche. Sì, è vero, la minor produzione del 2021, minor produzione del 2022 di questi 2 anni, ha ridotto l'offerta, mentre la domanda globale rimane molto forte, così i prezzi all'asta, quindi minor produzione, ma la domanda in aumento è legge dell'economia. Lo champagne, dice quindi uno, facendo un esempio di uno Chardonnay del 2012, che è una cassa di questo Chardonnay, le Salon, le Meslin, dice, è cresciuto del 232%, da 4.000 dollari a 15.000 dollari. Vi riporto qui l'articolo, investimenti alternativi, una percentuale può esserci in una gestione di un patrimonio futuro, con una programmazione, una gestione del rischio, anche questi tipi di investimenti possono essere presi in considerazione. Una buona lettura e alla prossima!